Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Lille in Europa League. No, credo proprio di no, perché la nostra forza è sempre stato l'equilibrio qui dentro a Milanello. Sappiamo che dobbiamo lavorare bene, sappiamo quelli che sono i nostri concetti di gioco, soprattutto i nostri comportamenti che dobbiamo tenere sul campo, che sono sempre di grande disponibilità e di sacrificio per il bene della squadra. E sappiamo benissimo che, ripeto, che sono tante le situazioni dove possiamo migliorare, dove possiamo crescere, e conosciamo però anche i vantaggi che ci arrivano da certi comportamenti. Quindi la squadra è consapevole di quello che sta facendo, è consapevole che il nostro sarà ancora un lavoro difficile. Le squadre avversarie ci stanno mettendo sempre più in difficoltà, è perché si stanno preparando molto bene per affrontarci sia in Europa sia in Italia, quindi non ci sono i motivi per calare un po' la nostra dedizione alla causa, il nostro atteggiamento, la nostra volontà, la nostra determinazione, anche perché siamo una squadra molto giovane che non ha ancora vinto niente, quindi ci abbiamo tanta voglia di fare e tante possibilità di crescere. Paolo Fonseca avvisa delle difficoltà che incontrerà la Roma contro il Cluj. È il Cluj la squadra più temibile del girone? È una squadra molto forte, no? Che ha un modo di giocare molto specifico, ma che fanno bene in questo modo di giocare. Una squadra molto aggressiva dopo la seconda palla. È una squadra che non possiamo dimenticare, nella scorsa stagione è stata nel gruppo dell'Asio e l'Asio non è stato appurato e Cluj è stato appurato. E dopo ha giocato con Sevilla, che ha vinto la Europa League e non ha perso nessuna partita, ha pareggiato a casa 1-1 e dopo 0-0 fuori. È una squadra che non perde da 15 partite e penso che è una squadra fortissima in questo modo di giocare, è una squadra fortissima da affrontare. Paolo Dybala si è sbloccato in Champions League, diventando l'unico giocatore a segno in tutte le ultime 6 stagioni della massima competizione europea con la maglia della Juventus. Ad annunciarlo è stata proprio la UEFA con un tweet. Contro il Ferencváros, l'argentino è entrato al 67esimo minuto e ha impiegato solo 6 minuti per siglare il gol del 3-1. All'81esimo poi è stato lui a propiziare l'autogol di Dvali per il 4-1 definitivo. Così Dybala ha scherzosamente replicato al tweet della UEFA scrivendo: «Per festeggiare potete darmi anche la doppietta?» In Champions a Juventus e Lazio è andata bene. Per la Juve una serata facile a Budapest, dove ha segnato subito con Morata, che ha anche fatto il bis. 6 gol in 6 gare. Poi ha lasciato la scena a Dybala. Ronaldo non ha segnato, questa la notizia. La Lazio ha pareggiato a San Pietroburgo contro lo Zenit. Il gol di Caicedo l'ha tenuta in corsa per la qualificazione. C'è un caso Immobile. Stasera Europa League. Il Milan contro il Lille con Brahim Diaz e Krunic dietro Ibrahimovic. Il Napoli sul campo del Rijeka schiererà Elmas, squalificato Osimhen. La Roma affronterà il Cluj Majoral in attacco. In campionato prima vittoria del Torino sul campo del Genoa. Lukic ha sbloccato la squadra granata, in evidenza Scamacca fra i rossoblù. Domani Sassuolo Udinese. La squadra di De Zerbi continuerà a volare.